ritrovati per la quarta puntata di Un Patto per l'Energia, la trasmissione prodotta dalla provincia di Teramo, Assessorato Ambiente ed Energia, in collaborazione con il centro di produzione radio-televisiva della Fondazione dell'Università di Teramo. Una trasmissione che vuole raccontare cosa si sta facendo da queste parti per ridurre le emissioni di CO2 e rispettare l'impegno che tutte le amministrazioni locali hanno preso, 20-20-20 meno 20% di produzione energetica da fonti fossili e non rinnovabili, quindi inquinanti, più 20% di fonti rinnovabili entro il 2020, un programma che si sta realizzando grazie al finanziamento della Regione Abruzzo. Abbiamo parlato di reti intelligenti, di città intelligenti, non possiamo non parlare di case intelligenti. Cosa sono le case intelligenti? Sono quelle che ci fanno consumare meno energia, che in alcuni casi non ne consumano affatto. Ma l'argomento intanto facciamolo introdurre dai nostri due opinionisti d'eccezione, Valentino Terenzio e Lorenzo Morelli di Radiofrequenza dell'Università di Teramo. 3, 2 1 vai. Oggi parliamo di green economy. Scusa il ritardo, ma la doccia non mi faceva uscire. Cioè? Che vuol dire? Perché è una casa intelligente. E quindi? Che vuol dire che non ti faceva E ti quindi decide quando farmi fare la doccia. Cioè non e non sei se tu a decidere decide. quando farti la doccia? Assolutamente no. Quindi, quindi se tu perdi l'appuntamento con la doccia sarei un uomo sporco tutto il non giorno non mi lavo assolutamente e non la puoi fare più tardi no, alle 10 parte e alle 10 e un quarto finisce quindi io non, ah, non anche posso scegliere 15 tempo scendere. 15 minuti 15 né minuti. di più né di meno e quindi costretto a eh, stare qui in accappatoio. cioè poi magari finisce che sei tipo che giri col balsamo per casa assolutamente no... sì assolutamente. perché sì. la casa è intelligente e una volta attiva, una volta la doccia lei. si è arrabbiata e mi ha chiuso dentro per punizione non mi ha fatto uscire <ride> sei rimasto un giorno in, in bagno no beh, un giorno no perché dopo gli ho chiesto scusa e ha aperto le porte uh -huh. però mezz'ora mi ha fatto acqua bollente e quindi mi ha messo in punizione. Che ti devo dire? Ti proprio quelle situazioni nelle case degli studenti dove c'è il boiler, che c'è esatto. sempre il coinquilino che finisce l'acqua calda e quando tocca a te c'è l'acqua... Ma tu hai una casa intelligente, vivi in una casa intelligente. Io sono una persona intelligente, ah, beh, vivo chiaro. in una casa, Punto. Non sapevo ci fossero case intelligenti. Eh no, ci sono case intelligenti. Quindi che si autogestiscono... Che si autogestiscono, ti accendono il forno, Cioè, tu non è che decidi chiamano? di fare la lavastoviglie, no, la lavastoviglie decide sola. di partire. Decide di partire. Cioè se è vuota... Lei riparti, decide parte. di partire. ci devi partire. No, lei prende anche i piatti. Li chiama, i piatti vanno e partono. <ride> cioè eh sì, la lavatrice così. uguale. La lavatrice uguale. Anche tu se. Tu dici io anni, volevo lavare domani la camicia. No, e invece oggi. no, tra la vita Solo oggi, solo oggi. Okay, ma, ma io eh, chiederei. anche il letto decide quando devi alzare e quando devi dormire Assolutamente sì. No, il letto non lo so, il letto non lo so. Okay. Però io chiederei ai nostri amici se loro comprerebbero una casa intelligente, no? O se comprerebbero una casa. No, chi Questa è so? la crisi del mattone. Esatto. Beh, però se possiamo acquistare una casa è meglio decisamente che sia una casa intelligente. Una casa, cioè concepita, costruita con quel mix di elementi che la rende efficiente da un punto di vista energetico se non autosufficiente. Noi abbiamo la fortuna di mostrarvene una, perché in provincia di Teramo nel 2013 è stato realizzato il primo condominio in classe A. Pensate, normalmente le nostre case sono in classe E. Andiamo a vedere come è fatta una casa intelligente. Allora, questa è la centrale termica, la cosiddetta centrale geotermica. Bene, la centrale inizia da qui. Queste sono sette sonde geotermiche che sono a bassa entalpia e hanno una profondità di 102 metri e sono perimetrali a tutto il condominio. Le sonde prendono l'acqua a 100-102 metri, metri di profondità e la portano alle eh, pompe di calore. Le pompe di calore, di calore geotermiche trasformano quest'acqua a una temperatura standard che viene presa sottoterra e la portano alla temperatura stagionale desiderata. Queste sono due pompe di calore geotermiche in parallelo in quanto non lavorano mai entrambe, ma si attivano entrambe solo quando c'è la massima richiesta uh, della palazzina. E in questo caso, come potete vedere, le pompe lavorano a 11°C e 3 perché siamo in estate e quindi la richiesta è per l'estate. Il sistema poi è integrato perché uh, assieme alle uh, pompe di calore geotermiche abbiamo il solare termico che è uh, sul tetto, e, e qui potete vedere i bollitori del solare termico che producono l'acqua calda sanitaria. In questo momento la temperatura dell'acqua è a 84 gradi e mezzo, la temperatura dei pannelli, ecco diciamo così. Tutto questo viene con, gestito da questa, uh, questa centrale che, come potete vedere, uh, gestisce tutto il sistema integrato e in questo momento c'è solo una pompa in marcia che è accesa perché non c'è troppa richiesta, e c'è cioè il sistema è settato sull'estate. Nel momento in cui deve essere eh, settato sull'inverno, il un tecnico abilitato viene qui, switcha il sistema, porta in inverno e la macchina lavora a 45 gradi. Quindi invece di mandare aria eh, fredda eh, agli appartamenti, manda aria calda. Tutto questo sistema è, in, è integrato da un impianto fotovoltaico che è sulla falda sud-est della palazzina di una potenza di 16 kW, in quanto questa potenza è quella necessaria affinché questa centrale venga uh, sostenuta. Uh, il sistema quindi è in scambio sul posto, c'è cioè un autoconsumo e quindi il sistema è praticamente a, a pari. L'energia che consuma la centrale geotermica è... Esattamente proporzionale all'energia che produce l'impianto fotovoltaico. Ultima cosa: vi è una caldaia a gas centralizzata che viene utilizzata come riserva, ovvero nei momenti invernali quando fa troppo freddo o ci sono giornate piovose. Quindi quando il solare termico non può produrre quell'acqua calda sanitaria necessaria per gli appartamenti si attiva la caldaia a gas che aiuta il sistema a portare eh, l'acqua calda sanitaria in, alla temperatura ideale. Viene utilizzata anche questa caldaia quando eh, c'è bisogno di fare la manutenzione delle macchine, sia ordinaria che straordinaria. Eccoci qua. Qui si entrano negli appartamenti. Questa è la porta. Anche la porta è eh, assolutamente ADR. Eh, il massimo della prestazione sia acustica che termica. Nel, uh, nelle prestazioni. Okay. Ovviamente per arrivare a delle prestazioni energetiche efficienti bisogna portare particolare attenzione agli infissi che si utilizzano. Qui è stato montato nel condominio di lina un triplo vetro che consente all'appartamento di mantenere la temperatura costante, sia che essa sia fredda o calda. Quindi evita qualsiasi tipo di dispersione, sia termica che acustica. Oltre a questo, particolare attenzione è va fatta va data alla coibentazione. Qui è stato montato un cappotto in lana di vetro da 6 cm per rendere perfettamente coibentata Tutta la struttura della palazzina. Il sistema è gestito da questo termostato molto semplice da utilizzare. Basta spingere sulla manina il termostato si attiva. Si può scegliere la temperatura a cui si vuole stare e i fan coil che sono sotto questo soffitto sparano l'aria calda o fredda dalle bocchette. Anche l'ascensore è a risparmio energetico e utilizza un sistema attraverso il quale c'è un recupero dell'energia nel momento in cui scende scarico. Adelina è stata progettata con il contributo di Valerio Calderaro della facoltà di architettura della Sapienza di Roma. Abbiamo visto che è una casa molto efficiente, sicuramente molto confortevole, ma vediamo quali possono essere gli altri vantaggi per chi li acquista e a rispondere a questa domanda è Ernesto Di Giovanni della Helios Green Building che ci ha accompagnato, ci ha fatto da cicerone in questo viaggio. Oltre al comfort di vivere in un ambiente perfettamente coibentato sia a livello termico che acustico Diciamo che i più grandi benefici possono arrivare dal, dal reparto economico, perché questa palazzina con questo sistema va a battere il 90% dei costi in bolletta. E dopo aver visto come è fatta una casa in classe A+, normalmente sono in classe E, Continuiamo il nostro viaggio sul territorio e andiamo a trovare un altro comune, il comune di Colonnella, dove il sindaco Leandro Pollastrelli ci racconterà che cosa ha realizzato per il programma Patto dei Sindaci. Beh sì, noi avevamo effettivamente le nostre scuole e il nostro comune che i consumi erano abbastanza elevati, per cui con questa occasione abbiamo cambiato tutta l'illuminazione pubblica delle aule e delle stanze del comune, degli uffici e abbiamo avuto un recupero di circa del 30%. Lei immagini che noi spendevamo circa 18-20 mila euro annui per queste due strutture, col 20%, 30% siamo intorno ai 13-14 mila euro, per cui per noi è stato molto, molto positivo. In effetti era questo lo scopo del, del progetto. Noi, appena entrati in amministrazione, l'abbiamo trovato un po' sospeso. L'abbiamo riattivato grazie alla provincia che ci ha dato questa opportunità e l'abbiamo portato a termine. Devo dire che siamo soddisfatti dell'iniziativa. Noi, innanzitutto, abbiamo istruito un po' i nostri cittadini con quelle riunioni che abbiamo fatto grazie alla provincia. Quindi, pensiamo di recuperare molto con le caldaie di ultima generazione. In più col fotovoltaico puntiamo anche su questi impianti e quindi questo sarà il punto cruciale. Due ottimi esempi, uno pubblico, l'altro privato, di cosa si sta già facendo per ridurre le emissioni in atmosfera di CO2. Naturalmente c'è il caso che non possiamo acquistare una casa nuova, non vogliamo acquistarla Possiamo fare però degli interventi per rendere la nostra casa più efficiente con quel mix di tecniche che si possono utilizzare anche su una casa in classe E. Prima di avventurarci però in qualsiasi investimento è bene ascoltare una voce disinteressata, lo ricordiamo sempre, e quindi rivolgetevi per un consiglio ad Agena, la nostra agenzia per l'energia e l'ambiente, altrimenti c'è il rischio di fare degli investimenti che poi magari ci deludono, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei costi in bolletta. E a questo proposito sentiamo un po' la voce sempre controcorrente di Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti. Ecco, noi oggi viviamo uh, un uh, aspetto paradossale. Da una parte ci bombardano e ci dicono che dobbiamo essere ambientalisti, dobbiamo rispettare l'ambiente in generale, dobbiamo stare attenti a meno emissioni di CO2 nell'aria e dall'altra dobbiamo fare i conti con la dura realtà della bolletta da pagare. Allora facciamo un po' di chiarezza. Ogni mattina la borsa elettrica produce un prezzo. Questo prezzo viene preso dai cosiddetti trader, quindi eh, classic, i classici enti che poi ci mandano le bollette sul mercato libero, tra l'altro, non più vincolato, quindi non più legato ad un, unico, un, ad un unico ente, aggiungono circa due punti, due punti e mezzo rispetto al prezzo iniziale. Paradossalmente all'interno della bolletta ci sono costi fissi. Cioè, dentro quei due punti, due punti e mezzo, noi dovremmo già pagare tutto quello che poi è dentro ai costi fissi. Perché dobbiamo pagare un servizio alla rete o una manutenzione in più che è già dentro e dovrebbe essere già dentro a quel costo? Questa è una cosa che va a contrastare completamente il nostro comportamento verso l'ambiente e non ci rende nemmeno sereni per un atteggiamento green. Questo comporta anche un forte dubbio su quelle voci legate alle fonti rinnovabili che sono in bolletta. Se noi ogni bolletta doniamo un, un x euro per le fonti rinnovabili, come mai lo Stato poi ha tolto i conti energia per esempio per il fotovoltaico? Come mai vengono abbassati e totalmente eh, i cittadini depauperati di questa possibilità? e forse è per questo che i conti non sempre tornano. Nelle prossime puntate continueremo a parlare di tecnologia, innovazione, eh, in chiave patto dei sindaci, quindi continuate a seguirci perché vi mostreremo nuove esperienze fatte sul territorio sia da amministrazioni pubbliche che da privati.